più si va avanti nel gioco, più la scena del menu iniziale cambia e si ripristina anche in un certo senso. Allora, dove ero arrivato la scorsa volta? Oh, sì. Quest'area. Lumetial. Vediamo se mi ricordo ancora. Dai, su. Vediamo se mi ricordo ancora tutte le parole, passata la settimana. Ah, tra l'altro, la scorsa volta ho detto che una volta si potevano spammare i glifi di fuoco, perché effettivamente si può fare questo anche. Com'è che... Un attimo. Non mi ricordo. Non mi ricordo le parole assolutamente. Atul Agni. Atul Agni. Ok. Atul Agni. 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 Preso! Sì, e come potete vedere, quindi sono andati un po' dappertutto queste cose. Ok, distruggiamo quell'affare. Notem Atul. Aspetta. Udanotem, scusate, Notem Atul Opun è un altro incantesimo. L'ho già dimenticato. Uda no tem. Ok. Udanotem. Che bello quando fanno tutta la scia. Lumetial. Uda. Questa non si muove. E abbiamo aperto quel cancello adesso. In questa stanza non si vede niente senza Lumetiale, è fatto apposta. E tra l'altro c'è gente che piange in sottofondo. Yep. Ok, sto bloccata. Tial Uda. Ok, se non sbaglio ho aperto quella. Ok. Oh yes. Segreto di qua. Beh, segreto. È semplicemente un bivio che puoi ignorare. Appunto, questa è la storia del pianto. Aspetta, allora, dov'è che arriva? La immobilizzarono. Ok, quindi... È lungo. Ok, allora, questa è la prima pagina. Questa è la seconda pagina. E questa è la terza pagina. Ho fatto una cazzata. Lumetial. Lumetial. Ok, non vedevo neanche la mano che saltava fuori. Tial Uda. Quella cosa è un po' strana. Questo non credo sia opzionale, non più. I'm sorry. What? È la prima volta che vedo questi simboli così.
Adesso voglio tradurli. Non ho sotto mano. Non ho sotto mano il cifrario, però. Ok. Me ne ricorderò. Anzi, lo salvo proprio come così posso tornare qui e dare un'occhiata se effettivamente hanno un senso. Ti auguro. Ectolume. Oh, come on. E dai, accecati. Obikenu. Obikenu. Atulagni. Obikenu. Obikenu. Sì. Stronzi. Udanotem. Atulagni. Ectolume. Dove devo mirare esattamente per... Ah, è vero, perché la loro testa, se non sbaglio, è dentro la bocca, quindi è per questo. Udanotem. E si era attivato il simbolo sulla gabbia, tra l'altro. Ho notato... Ectolume. Ectolume. Una volta non serviva fare questa cosa per superare questa stanza, però adesso sì. È a tempo? Non mi pare che sia tempo. Invece lo è, ok. Lumetial. Ora, se non sbaglio, abbiamo il ponte, quindi Tial Uda. Tial Uda. Questo mi serve. Per ora, mi serve. Tial Uda. No, Tial Uda. Questo era il ponte. Ok. Quindi qui non devo fare niente per il momento. Tial Uda. Ecco. Aperta una. Quella la devo fare. Mentre corro. Ok. Ectolume. Lumetial. È già finito. Wow. Ectolume. I'm sorry, what? Scusami. Hello? Ectolume.
Ah, doveva soltanto aprire quella porta, ma vaffanculo. Lume chiaro. Che pirla. Tial Uda. Infatti è aperta, non dovevo. Non serviva fare tutta la cosa, rimane aperta, ecco perché. Ok. Eccoci. Oh, mi sono spaventato. Oh, ah. Oh, giusto. Salviamo subito perché adesso arrivano i critters. Ectolume. So che ci siete. Mi hanno ammazzato buonanotte. Ok. Oh, finalmente posso parlare di questa Iegamide. Ah, sai cosa? Probabilmente dovrei salvare. Allora, perché dico finalmente posso parlare di questa? Beh, perché questa è la mia aggiunta al gioco in un certo senso. Quando nell'accesso anticipato è stata inserita questa stanza, il parapetto era intorno a tutta la fontana. E io, che come ho detto passavo molto tempo a testare il gioco, mi sono fatto un sacco di male nel labirinto quando sono arrivato a questa zona e non avevo modo di recuperare salute. E allora ho suggerito agli sviluppatori di permettere ai giocatori di entrare in questa fontana per potersi curare. E hanno accettato il consiglio e adesso questa cosa c'è. Quindi sì, questo è il mio contributo al gioco e quindi è una cosa di cui mi piace parlare quando mostro agli altri questo gioco, per ovvi motivi. Però sì, alla fine non è nulla di particolare. Però è utile, effettivamente, perché se subisci danni. Tra l'altro, avete presente la sfera blu che ho esploso appena sono entrato nella stanza buia? Quello era un Willow Wisp, qualcosa del genere, si chiama. Oh, Tial Uda. Ectolume. Ho aperto una scorciatoia per il labirinto io. E quelle sfere di luce, se fai magie, ti. Ectolume. Ti sbattono a distanza facendoti danni con un attacco d'energia, praticamente. Sono attratti dalla magia e. Vabbè, poi c'è la spiegazione più avanti, però in sostanza se mi fossi avvicinato con la mia mano luminosa attiva mi avrebbe sostanzialmente gettato giù dalla passerella. Quindi sì, ci si può fare un po' di male in quella zona. Ok, passaggio aperto. Quindi sì, la prima cosa che ho fatto è stata cercare di annientarlo spammando i cosi di fuoco. C'è stato i marchi di fuoco. C'è stato anche un periodo in cui non si potevano più uccidere, poi però l'hanno reintrodotto. Probabilmente perché in origine non dovevi poterli uccidere, Iegamide. Ed era una sorta di bug, però da bug è diventata una feature sostanzialmente il poter eliminare con un'esplosione di fuoco. Quei bastardi. Quanto tempo. Eccoli qua, i bastardi. Quanto tempo ho passato in questa stanza, by the way? E quante volte ho mancato questo perché si confonde con il resto. So che c'è un modo, l'ho fatto decine di volte, so che posso andare lassù.
È scomparso nel nulla. Oh! Ecco, vedete, è diventato giallo. Agni Munio. No, quello è un altro. Perché non me lo ricordo? Pensa. Allora, è marchio. Quindi. No, niente. No, che palle, non riuscivo a ricordarlo. Atul Agne. Atul Agne. Udanotem. Atul Agne. Atul Agne. Atul Agne. Preso. Ora devo soltanto non muovermi. Così se ne va. Udanotem. Ok, comunque no, era da qui che si poteva salire. Oh, dai, ci sono, no, ce l'avevo fatta, dai, dai. Ok, niente. Oh. Ci tornerò dopo. Tial Uda. Ok. Il superamento di questa stanza è un po' strano. Tial Uda. Tial Uda. Era la prima stanza sostanzialmente diversa che era stata introdotta, quindi. Poi è stata anche cambiata un sacco di volte, quindi appunto ci è passato un po' di tempo. Tial Uda. Oh. Tial Uda. Ok. Tial Uda. Ok. Ectolume. Atulagni. Preso. Tranquillo, non ti faccio niente. Udanotem. Udanotem. Ectolume. Boom. Adesso andiamolo giù. Semplicemente. Obikenu. Opunobi. Tial Uda. Obikenu. Obikenu. Immagino abbiate capito come andrà a finire. Ecto Namet. Namet Ecto. Sempre confusione. Opunubi. Tial Uda. Ok. Obikenu. Opunobi. Tial Uda. Eccoci qua. Ectolume. No. Aspetta, c'era un qualche altro motivo per cui dovevo venire qui? Potrei aver commesso un errore. By the way, dove è finita la mia piattaforma? Ah, eccola lì. Ectolume. Arancione. Non la vedevo in una stanza piena di lava. Obikenu. Opunobi. Eccoci qua. Obikeno. Ectonamet. Opunobi. Eccoci qua. I fuochi fatui, ecco come erano tradotti in italiano. Siamo riusciti ad arrivarci, anche senza sfruttare
il glitch del salto. Spiega anche appunto perché mi attaccano. Obikenu, da me Tecto. Devo fare attenzione qua perché quando cambi prospettiva poi a volte è difficile capire dove li hai lasciati. Oppunovi, perché a volte sembrano più lontani di quanto non siano. Ecco, tipo, sembrava dall'altra parte della stanza. Obikenu. Oppunovi. Obikenu. Oppunovi. Obikenu. Oppunovi. Obikenu. Oppunovi. Pappalam. E questi sono. No, non cadono. Ah, interessante. Ah, è vero. Ah, sì, sono caduti. Ok. Lume Tial. Igamide. Qua c'erano i critter. Non mi ricordo. Lume Tial. Ectolue. Mi chiedo se... Atul Agni. Udaunotem. Avrei dovuto piazzare tipo una trappola per farlo. Ah, yes. Non me la ricordavo quell'inno a Veritas, se così vogliamo. Però ha senso, giustamente, la verità non è né buona né cattiva. Lume Tial. Una volta qui comunque c'erano delle statue, ma adesso le hanno spostate direttamente nella stanza del puzzle. A proposito, finalmente siamo arrivati al mio incantesimo preferito. Oh, fuoco fatuo. Atulagni. Udanoten. Yes. Forte. Oh. Runa di movimento. Questo è il mio incantesimo preferito. Questo è il mio incantesimo preferito. Questo è il mio incantesimo. Yep. Ah, servirà fare un po' di lavoro per questo. Atulagni. Udanoten. Ectolume. Speravo di poterlo attirare. Ah. Ok. Questo richiederà un po' di lavoro. Del resto, cosa non si fa per il proprio incantesimo preferito? Yes, tra l'altro questo qui serve a indicare la presenza di una stanza segreta qua. Non è un'iscrizione però, non mi pare. Lume Tial. Oh, Obikenu. Non mi pare ci siano iscrizioni in questa parte. Ok. Nome è Tecto. Le rune non si attivano se io sono fermo, ma si attivano se un oggetto si muove. Ecco, quello con cui continuo a confondermi perché, come ho detto, è il mio incantesimo preferito, quindi è quello che ho pronunciato più spesso. Namet Atul. Notem atul opun. Questo è utilissimo per esplorare. Questo è utilissimo per viaggiare in fretta. Questo per esplorare. Nametatul.
Notem Atul Opun. Ah, yes. Notem Atul Opun. Vedete, posso anche entrare nelle grate. Lume Tial. Ecco perché c'era l'Inno Veritas. Nametatul. Notematul Opun. Notematul Opun. A volte si perde via. Notematul Opun. Ok. Uff. Lume Tial. Ok, questo non scappa più ora che l'ho letto. Oh! Agni! Atulagni! Lumetial! State fermi lì, che voglio provare una cosa. Questa cosa non era voluta, però. Udano Ten. Wow, è la prima volta che faccio questa cosa. È incredibile. Bene, ho preso l'iscrizione segreta. Non dovrebbero essercene altre, come ho detto qua. Quindi il coso lo posso lasciare lì. Notem Atul Opun. Notem Atul Opun. Bisogna fare attenzione a non iniziare a parlare prima di aver. Oh, ciao. Prima di aver premuto il tasto, ovviamente. Appunto, questa stanza è un po' un casino, a meno che appunto non usi la versione con il glifo, perché devi scoprire di poter arrivare quassù. Per via di questo. Ectolume. Non succede niente perché il colore è sbagliato. Tial Uda. Adesso invece è giallo. È attiva. Nametatul. Ectolume. Go. Obikenu. Nametatul. Obikenu. Qui non c'è niente, giusto? Nametatul. Notematul Opun. Notem Atul Opun. Ok. Una volta questa porta riportava direttamente al labirinto, ma adesso c'è questa stanza. Una delle più belle, probabilmente. Notem Atul Opun. Ah, adoro questo incantesimo. Notematul Opun. Se non sbaglio ci sono dei fuochi fatui anche qua. Ora, dov'è la piattaforma che serve? Atulagni. 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 È quella la piattaforma che serve a me. Atulagni. 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 Oh, due gliene ho messi. Se mi teletrasporto, quel bastardo mi butta nel pozzo senza fondo di merda. Udanotem. Atulagni. 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 Preso. Udano Tem. Nametatul. Ok, credo
Atul Agni. Credo sia questo il mio passaggio. Udano Tent. Yes. Ok. Prova a guardarmi comunque. Notem Atullo Pun. No, grazie. Perfetto. Ah. Bene. E concludiamo qui questo episodio. È andato probabilmente un po' per le lunghe.